Presidente, a Grosseto apre l'ufficio del difensore civico, quindi la regione ancora più vicino, l'istituzione ancora più vicino ai cittadini. Apprezzo moltissimo questa sinergia, questa complementarietà che si è generata con la Regione Toscana, all'insegna sicuramente dell'avverarsi di quanto promesso in campagna elettorale in merito alla questione toscana diffusa. Creando appunto un difensore civico e creando la sinergia con la provincia, possiamo dare alle persone una possibilità non soltanto di accesso telematico a quelle che sono le procedure rispetto a dei contenziosi che potrebbero nascere rispetto alle amministrazioni, ma anche un luogo fisico nel quale andare, nel quale risolvere i problemi prima che diventino troppo aspri. Si apre un nuovo sportello del difensore civico. Ecco, quanti sono in Toscana e soprattutto perché la gente si deve rivolgere al difensore civico? Gli sportelli decentrati della difesa civica nella regione sono 8. Ci si rivolge al difensore per problemi con la pubblica amministrazione e con le società di gestione dei servizi pubblici. Quanti cittadini hanno problemi con le bollette, con i percorsi assistenziali, sanitari, ma anche di ambito urbanistico, accesso agli atti della pubblica amministrazione? E anche e soprattutto sulla didattica. Tutti questi problemi il difensore civico e lo staff dei funzionari possono essere un valido supporto per risolverli. Quando il cittadino ha ragione, noi lo sosteniamo. Talvolta difendiamo anche il buon operato delle pubbliche amministrazioni. In questo periodo quante istanze sono venute dalla provincia di Grosseto? Delle 2.500 istanze dello scorso anno, un 10% sono della provincia di Grosseto, dal bambino che deve andare nel bosco a trovare la linea internet, al problema dei trasporti nella zona di Orbetello, fino a tutta l'emergenza sanitaria che ha riguardato le strutture ospedaliere del territorio della provincia di Grosseto. Lo sportello permetterà ai cittadini anziani di non venire a Firenze, ma anche di avere un supporto, un aiuto per l'invio dell'istanza. Pensate il problema della scansione di tutti i documenti che devono essere inviati a noi. Ecco, venendo in provincia troveranno un impiegato che le aiuterà. Scansionerà i documenti per loro e le invierà a noi e noi contatteremo il cittadino e lo seguiremo passo passo nel problema che ha con la pubblica amministrazione.